Signori, vi prego, abbiate un comportamento idoneo in aula, grazie. Vi prego di avere un comportamento idoneo in aula. Vi prego di avere un comportamento idoneo. È chiaro che le rappresentanze sindacali possono chiedere il pagamento diretto, sfruttando l'articolo 30. Invece di protestare, che sfruttino l'articolo 30 e la Regione pagherà. Per cui non vedo il problema, non esiste. Se poi si è venuto a creare un problema in quest'Aula, è un altro paio di maniche. È chiaro? Sta rimanendo registrato tutto, per favore. I lavoratori possono sfruttare l'articolo 30, ma non possono chiedere alla Regione di applicarlo automaticamente. Che lo richiedano e la Regione lo applicherà attraverso il RUP. Più di questo, cosa bisogna dire, signori consiglieri? Per quanto... Signori, vi prego... Per quanto riguarda... Consigliere Fanelli. No, non è a convocazione... La consigliera Fanelli non può fomentare Fanelli, consigliere Fanelli, consigliere Fanelli. Consigliera Fanelli non può fomentare sapendo di fomentare. Consigliere Fanelli, è grave. Consigliere Fanelli, è grave. Lei Presidente, sta fomentando. Presidente. Se io esco fuori e mi accade qualcosa, la colpa è di chi fomenta. Presidente, continua nel suo intervento. Non esatto. Presidente, continua nel suo intervento. Non è un intervento contro la Fanelli. Perché Presidente fare questo? Lo so. Io mi riservo delle azioni perché sta fomentando. Allora. Presidente, continui il suo intervento e poi... Presidente, continui il suo intervento. Aveva chiesto di intervenire con il consigliere Facciolla, gliene è dato facoltà. Prego, consigliere.